specie immutabili. Quell'avventura nelle isole del Pacifico e nell'America del Sud era destinata a fare di Charles Darwin una delle grandi figure nella storia della scienza. Durante quel viaggio, infatti, a contatto con i più diversi ambienti e con le più diverse specie animali e vegetali, lo studioso raccolse un'enorme quantità di materiale. A distanza di anni, quel materiale, apparentemente eterogeneo, doveva costituire per Darwin la base della sua teoria dell'evoluzione per selezione naturale, la quale avrebbe profondamente influito sugli studi biologici sino ai nostri giorni. Un'ipotesi che rappresenta un termine conclusivo delle ricerche del XIX secolo, con lontani precedenti fin nel pensiero dei filosofi greci. Cosa diceva quella teoria? Evoluzione vuol dire che il mondo è vecchio, che ha molti, molti milioni di anni e che tutto ciò che è vivente, piante ed animali, si è modificato nel corso del tempo. I vecchissimi, primitivi organismi di tipo batterico di circa 3.000 milioni di anni fa si sono gradualmente evoluti sino alla comparsa delle piante superiori, degli animali superiori ed infine dell'uomo. D'altra parte, l'evoluzione muta continuamente. Esistono determinate specie che scompaiono, altre nuove che traggono la loro origine dai cambiamenti del mondo, del clima, dei continenti che si fondono e si separano. Tutto ciò è causa di evoluzione e nessuno può prevedere quali potranno essere gli sviluppi successivi.